Allora, per questo gioco di prestigio, come tutte le persone ignoranti, penso che Feltri, per trovare le sue risposte, si affidi alla Sacra Bibbia. Ma proprio sacra, eh? Non so se avete mai letto questo bestseller. Tra sesso, violenza, guerre, tragedie, torture. Ok, ma è sacra, è la Sacra Bibbia. Ok, allora. Ovviamente io non ho in casa né qua in studio una Sacra Bibbia, mi rifiuto altamente, ok? L'ho letta una volta giusto per sapere come insultare i cristiani. Io invece dentro ci tengo queste mezze carte, che tra l'altro sono del Kama Sutra, quindi è una blasfemia dopo una blasfemia dopo una blasfemia. Quindi andiamo a mescolare, abbiamo queste mezze carte, ok? Tutte diverse, ok? Ovviamente sono accoppiate, cioè sono tutte diverse, ma comunque ci sarà un altro pezzo della donna, un altro pezzo del 7, fatalità è qua, ecco, mettiamo subito in mezzo. Comunque, appunto, adesso lo andiamo a mescolare per i più scettici. Andiamo a mescolare questo mazzettino di queste mezze carte. Allora, noi cos'è che dovremmo fare con questo esperimento? Dovremmo capire se la fortuna ci può aiutare o no, ok? Per scoprire, visto che Feltri affida tutto alla fortuna, per scoprire se il fumo fa male. Oggi lo scopriremo così, con una base scientifica, cioè, quello che scopriremo oggi è proprio scientificamente provato. Anzi, io direi feltrificamente provato. Allora, adesso io dovrei farlo a qualcuno, però per il Covid, qua in studio non posso avere nessuno. Allora, io continuo a parlare per farvi capire che io sono girato. Io prendo un pochettino di carte e le metto in parte in modo da creare due mazzi, ok? Ok, allora, un mazzo con tot carte e un mazzettino con tot carte, ok? Questo lo tengo io, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carte. Mentre qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 8 e 26, ok? Rimettiamo tutto insieme. Facciamo un altro piccolo mescolatina. Ok? Ecco qui. Tagliettino. Allora, abbiamo detto 8 e 26, giusta? Allora, andiamo a vedere quale sarà quindi l'ottava carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Io guardo questa carta, ok? E percorriamo, ve le mostro tutte, vedete che sono tutte uguali, non ci sono segni che possono farmi capire quale ho preso adesso e quale no, ok? Sono tutte uguali con questi che ciulano, ok? Allora, io ho visto la mia carta, adesso è il momento di andare a beccare la 26esima carta. Quindi andiamo a ricontare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Che la metto qua. Ok? Io prima avevo guardato una carta. Vado a recuperare la carta che ho guardato prima, che è questa. Adesso, innanzitutto, già una carta si è formata. Sarebbe incredibile, ok? Io ve lo mostro subito, intanto, quella che ho scelto io era il 7 di quadri. Sarebbe incredibile che la fortuna abbia scelto che qui c'è la seconda parte del 7 di quadri. Quindi sarebbe la prova scientifica che il fumo, quindi, non fa male. E quindi andiamo a girare la seconda parte della carta, signori e signori, che è niente po' di meno che l'altra parte del 7 di quadri, con loro che fanno all'amore, con questo 7 di quadri.